Buongiorno, nuovamente insieme alla parola di Dio. Oggi siamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 10. E Gesù è insieme ai suoi discepoli e disse loro: che volete che io faccia per voi? Quali sono le vostre richieste? Ed essi gli dissero: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella gloria. E Gesù li guarda e dice: ma voi non sapete che cosa state chiedendo? E ovviamente li scoraggia in questa direzione e, chiamate a sé tutti i suoi discepoli, dice: voi sapete che i principi sono reputati potenti nelle nazioni, signoreggiano e i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, perché anche il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E Gesù, mentre parla con i suoi discepoli, sono a Gerico, e come Gesù esce da Gerico con i suoi discepoli, al verso 46, una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva presso la strada, e udito che chi passava, appunto era Gesù il Nazareno, si mise a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E quest'uomo gridava sempre più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Come dire: Dio che salvi, e sei uomo, aiutami. E molti sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Tu che sei un uomo come me, ma sei anche Dio, aiutami. E Gesù, fermatosi, lo chiamò, e chiamarono il cieco dicendo: forza, coraggio, alzati, lui ti chiama. Allora il cieco, gettato il suo mantello, saltò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Cosa vuoi? Stessa domanda che aveva fatto ai discepoli: cosa volete? E se da un lato Gesù non ha esaudito la preghiera dei discepoli, dall'altro ascolta con attenzione la preghiera di questo uomo cieco. E il cieco gli risponde: Maestro, che io possa recuperare la vista, che io possa vederci. E Gesù gli risponde molto semplicemente: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. E in quell'istante recuperò la vista, e anziché andarsene per fatti suoi a guardare quanto è bello il mondo, si mette a seguire Gesù. Vedete, le nostre preghiere a volte non hanno la risposta che vorremmo, ma la preghiera fatta con insistenza, con un cuore pulito, con un desiderio vero perché il regno di Dio venga e la sua volontà sia fatta, alla presenza di Dio è molto importante. E Gesù è attento al grido di chi lo cerca veramente. Cosa vuoi veramente? Cosa ti aspetti che Dio possa fare per te? Cosa posso fare per te? Chiede Gesù. E se questa richiesta egoistica, come quella dei discepoli, ovviamente riceve un'adeguata spiegazione, ma non un esaudimento. Mentre vediamo questo uomo cieco che riceve una risposta immediata, ma anche la risposta alla preghiera di questo uomo è seguita da un'azione molto bella. Questo uomo non se ne va per fatti suoi a godersi la vista e il panorama, ma segue Gesù. È così che ognuno di noi possa riacquistare una vista al di là delle cose materiali, che possiamo ricevere quella capacità di vedere Dio e seguirlo in tutte le cose della nostra vita. E così a questa domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? Quando
sentiremo la voce di Gesù nella nostra vita che ci chiederà: ma cosa vuoi veramente? Prepariamoci a una domanda di sostanza che faccia la differenza nella nostra vita e che dia gloria a Dio. Se sarà una richiesta per il nostro egoismo, non avrà un futuro, ma se sarà una richiesta per la gloria di Dio e per l'aiuto del prossimo, sappiate che Gesù è molto attento ad ogni grido che si eleva dalla terra. E a Lui sia la lode e la gloria. Abbiamo creduto nel Signore, continuiamo a farlo affinché Lui ci guidi e ci riempia col Suo Spirito, la Sua grazia, e ci renda capaci di essere quello che siamo in quanto figli di Dio. Nella Sua grande misericordia possa Lui accompagnarci e guidarci. Nel nome di Gesù. Amen.